Ciao a tutti amici di Real Climbing Life e benvenuti in un nuovo video del canale. Oggi siamo qua con Marco e Mattia per parlare del 9C test. Allora ragazzi, è una novità anche per voi che uscite le mie cavie di oggi. Praticamente in cosa consiste il 9C test? Qualche anno fa Magnus Midbue, penso si dica così, forte scalatore norvegese, insieme al suo team ha creato questo test di forza che comprende quattro esercizi che poi andremo a vedere e ogni esercizio ha un punteggio che va da 1 a 10 e la somma dei punti darà poi un grado di arrampicata ipotetico. Secondo la sua teoria, se tu fai il massimo dei punti possibili, che sono 40, quindi fai 10 punti per ogni esercizio, hai le abilità fisiche necessarie per fare il 9C, quindi da qua il nome 9C Strength Test. Ovviamente va tutto riparametrato, quindi se uno fa 20 avrà un altro grado. La cosa interessante, perché secondo me insomma lascia molto spazio a dubbi questo test, è vedere appunto oggi su di voi che risultato salta fuori a livello di grado di arrampicata confrontato sul grado che fate realmente di arrampicata. Allora io volevo sapere, massimo grado fatto in palestra di via lavorata, che così partiamo da 7 di più, però non al momento, cioè un anno e mezzo fa. Ma non importa, quindi Marco al massimo ha scalato una via di 7 di più. Questo poi per avere un metro di paragone sul risultato che ti verrà fuori. Mattia è uguale, 7B è il mio grado. Mattia 7B, benissimo. Allora adesso cominciamo con il test. Abbiamo scaricato l'applicazione, perché c'è anche l'applicazione, è una roba seria. E partiamo a bomba con il test. Allora amici, il primo esercizio è la sospensione massimale sulla tacca da 2 cm. Allora abbiamo messo il peso, in questo caso Marco pesa 60 kg e l'abbiamo messo lì, e fare una sospensione di 5 secondi sulla tacca da 2 gli darebbe un punto. Da lì in poi ogni chilo che lui butta su gli darà un punteggio fino al 220% del suo peso corporeo, che nel suo caso è buttare su 72 kg, che gli darebbe il punteggio massimo. Andiamo a vedere. Adesso 30 kg per Marco, ovvero il 150% del suo peso corporeo, che ricordiamo essere 60 kg. Marco, vai pure. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Allora amici, adesso siamo a 36 kg, ovvero il 160% della body weight del buon Marco. Uno, due, tre, quattro, cinque. Buono. Buono Mark. Eccoli là. Eccoli là. Allora adesso siamo a che? A sto punto? 180%. Quant'è? Siamo al 180% con 48 kg. 48 kg. Quasi il mio peso. Vediamo se il nostro skinny Marco riesce a tirarli su. Ale Marco, quando vuoi. 1, 2, scherzetto. Bene, direi che siamo arrivati a... Ah, vuole riprovare, attenzione amici, vuole riprovare, non si arrende. Il nostro Marco Beck. Scherzetto, impossible. Questo era bene. Bene, quindi a sto punto andiamo a vedere l'applicazione. E abbiamo detto 36.
36 prima. 36 fatti, quindi 7 punti. 7 punti per Marco. 15 perché ho messo. Bene. Allora adesso partiamo con Mattia che pesa 74 kg e si è messo su 15 kg per fare, amici, quanto? Il 120. Il 120%. 1 2 3 4 5. Molto bene. Il 120 è andato. Bene. Prossimo step per Mattia, 22 kg. Uno, due, tre, quattro e cinque. Molto bene. Bene, quindi abbiamo 30 kg. Che siamo a che percentuale? Siamo al 140%. 140% della body weight di Mattia. Un pelino. Half crimp. Sì. Aleve. Stop. Ok, passiamo al prossimo. Allora, amici, secondo esercizio, max pull strength. Quindi una trazione con più peso che si può. Ok, 24 kg che abbiamo detto 140% della body weight di Marco. Ale Marco. Su, pompa, pompa, pompa. Scherzetto. Second go. Sì, sì, braccia stese, gambe su. E la pompa su. Ok, quindi abbiamo fallito il 24. Proviamo il 18, Marco. 130% è tuo. Esatto. Ecco qua. Il nostro eroe 20 kg. Ale Marco. Su, senza scalciare. Niente. Devo farlo con i 18. Devi farlo con i 18. Eccoci qua, 18 kg. 18 kg per Marco. Poppa 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 poppa. Sì, sì, te la do buona Marco, te la do buona. È un po' scalzato, però te la do buona, dai. Ok. Bene, allora partiamo con 15 kg, 120% per Mattia. Vai pure. Facile. Ok, bene. Una andata. Divino. 22 e mezzo. 22 e mezzo. Vado? Vai pure. Ale. Su. È vecchio, quello è il trick, quando arrivi qua... Farlo, cioè, tutto di un colpo. Sì, dovete attivare bene le scapole e lavorare con la schiena e non con le braccia. Facile da dirsi. Mantenendo il petto fuori. Sì. Dai, ce la puoi fare. Io dico che la fai. Sei con voi. Vediamo. Ale, dai. Prendi un po' più larga. Ti do questo consiglio. Così riduci il ROM delle braccia, vai. Vai, boom. Su. La luna. Ok. Quando vuoi. Vai, boom, su, sì, è là. Distruggiamo tutto. Allora amici, per il prossimo esercizio abbiamo la possibilità di farlo in tre varianti. Il primo è l'L-sit con le gambe rannicchiate. Il secondo è l'L-sit e il terzo è il front lever, quindi in base al livello di forza della persona si sceglie una delle tre varianti per questo esercizio. In questo caso Marco sceglierà l'L-sit a gambe rannicchiate.
5 perché siamo partiti, giusto? Esatto. 5 secondi in più. Al momento siamo a 35. Ok. 48. 48. Vai. 48, 3 punti. 3 Not punti. So bad. 3 punti per il nostro Mark. Ok, Buffy, qual è il sit? 2, 1. Tieni, 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 che sei a 20 secondi, tieni ancora un secondo, almeno. Bravo. Ale, ale, Buffy. Bravo, 25. 6-25. Tieni, 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 su, 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 sulle gambe, sulle gambe. 30. Non male. Oh. Ok, noi qua ci siamo. Siamo. 3, 2, 1, su. Bene. Non potete andare a bere il caffè, voi. Vediamo. Su bene le gambette. Beh, allora, intanto già siamo a 35 secondi. Io dico che un minuto lo fa facile. Siamo sui 2 minuti. Portami sotto qua il timer che vedo. Bene, adesso siamo sui 2 minuti e 20 secondi. Comincia ad essere gonfio il ragazzo. E stop a 3 minuti e 24. Non male Marco, non male. Adesso vediamo. In termini di punteggio, qua torniamo indietro, 6 punti per Marco, molto bene, molto bene. Allora, alla fine della fiera, vediamo se riesco, il buon Marco finish test finisce con il suo grado di 7C+, con un totale di 20 punti. Non male, non male. No. L'unico che mi tenevo erano le dita. Non male. Più. Non resto... male. Tieni pure. Mattia, quando vuoi. Marco, vai col timer. 4, 3, 2, 1, go. Tieni duro, cosa sono 30 secondi per un uomo? Ale, 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 ale. Fai un po' sulle dita. Sì, 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 tieni. Dai, no, Vara, Vara, manca 15 secondi, tieni duro. Dai, dai, dai. Cioè, dai, fatti dai. Proprio esplodere tutto quello che puoi fare. 10, quasi, duro, duro. 2 e 48. Allora, fermi tutti, amici. Impostiamo 2 e 48. Vai. E il nostro Mattia, final test. 7C, quindi la tua prestanza fisica è da 7C, amico mio. Bene. Molto bene. Un po' di margine. Un po' di margine c'è. Molto bene, ragazzi. Allora, il test l'abbiamo fatto. È venuto fuori 7C più a Marco e 7C a Mattia. Quindi, comunque, non così inverosimile. Cioè, facendo il test, poi effettivamente, se prendiamo come il test, come diciamo.
qualità fisiche necessarie per fare un grado, potrebbe anche essere più verosimile di quello che pensavo. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate voi, magari andate a vedere anche il video originale di Magnus sul suo canale. Provate a farlo e poi dateci riscontro se è una cavolata oppure se è un test che può avere il suo senso e il suo perché. Lasciateci un like ovviamente, iscrivetevi al canale e come sempre grazie a tutti il supporto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!